Buongiorno! Allora, questa è la mia nuova vite in Albania e sto andando, non sto partendo perché è a 15 km, sto andando a Fier, quindi oggi farò un giretto a Fier. Perché? Perché innanzitutto voglio trovare un divano letto da comprare per la camera. E poi, visto che siamo lì, ne approfittiamo e vi faccio vedere la piazza di Fier e se c'è qualcos'altro faccio vedere anche quello. Quindi, partenza, andiamo a Fier. Eccoci arrivati a Fier. Allora, Fier, per posizione geografica, è uno snodo molto importante dell'Albania perché è al centro dell'Albania. È una cittadina completamente ristrutturata, perché io l'ho visitata 2 anni e mezzo fa e tutto questo non c'era. Adesso c'è questo bellissimo parco, il ponte è completamente rifatto, questa è la cattedrale di Fier e poi dall'altro lato abbiamo la moschea con... ma tanto dopo lì vi ci porto. Molto pulita come cittadina e tra l'altro molto attiva, molto, si vede che è una città che lavora. Siamo entrati nella zona pedonale, qui si cammina a piedi. Beh, una zona pedonale dove si possono portare i bambini a giocare all'autoscontro, ci sono dei negozietti, popcorn e questi giardinetti dove le persone non più giovani possono stare a rilassarsi, ma anche i giovani. Questa è la moschea. Allora, a Fier ci sono dei giacimenti di petrolio e di gas nelle vicinanze, non nella cittadina. Quindi qua ci sono proprio dei pozzi di petrolio. Abbiamo anche Etna Sport Plutus. Di fronte c'è un mercato. Tutta zona pedonale è nel centro. Bello. Entriamo nel mercato rionale. Beh, il mercato della frutta e della verdura. Olive, aglio, mele, arance.
spezie, peperoncini. Bene. Nel negozio dietro c'è la fila per acquistare il souflashi, quindi sarà un souflashi veramente molto buono. Guardate che carina questa casetta. Bene. Avevo detto che è una cittadina pulita, infatti il sistema della spazzatura è interrato. Si mette la spazzatura lì e va sotto. Quindi non ci sono cattivi odori per strada. Comunque, come si vede, questi signori sono del comune, delle signore del comune, è un continuo rimodernizzare tutta la situazione. Scusate, mi sono tolto il giubbotto perché sotto il sole fa caldo, all'ombra si sta anche bene col giubbotto. È tutto un continuo aggiustare, sistemare. L'Albania è in continua evoluzione, lì dietro c'è un palazzo che stanno ristrutturando. Vi ripeto, non era così neanche 2 anni fa, quindi... Per esempio, quel lounge bar ristorante è l'ultimo piano, tutte le vetrate si aprono. Veramente stanno facendo tantissime cose per tutta l'Albania, non solo Valona, non solo Fier, Durazzo, il porto più grande dell'Albania lo vogliono fare a Durazzo. 25 anni di nazione esplosa, veramente gran bel lavoro. Allora, non sto vendendo un prodotto del tipo ah è fantastica, venite, e mi fermo a pensare che comunque nel 92, 91, 90 è finito il comunismo, l'oppressione, molti albanesi sono andati via, fino al 97 ancora ci sono state cose da aggiustare, facciamo finta dal 2000, dal 2000 al 2022 ci sono 22 anni, questa nazione in 22 anni ha fatto cose incredibili, non è per vendere una nazione dovete venire, assolutamente no, anzi no. Però voglio farvi riflettere, in 22 anni questa nazione si è completamente rimodernizzata ed è pronta ad accogliere il turismo. Nella cattedrale ortodossa abbiamo il prete, se si chiama così, che sta sistemando... E mi viene in siciliano la rasta, sarebbe il vaso. Qui c'è il centro commerciale interno di Fier, che è il Gold Center Fier. Un altro mercato. Abbiamo ancora dei tacchini, dei polli. Possiamo mangiare. Modo creativo per abbellire un bunker. Pitturato e hanno messo dei bei vasetti di fiori. Comunque prima stavo passeggiando sotto questi palazzi, quindi non vedevo. Però è carino questa street art, diciamo così, i palazzi tutti pitturati. A me personalmente piace, poi ovviamente è soggettivo, non oggettivo. Carino. È una bella cittadina, ripeto, una cittadina che lavora. E questa bella struttura che sembra
non la Casa Bianca, quasi. No dai, va bene, è l'Università di Fier, ma che bella. All'interno c'è un parcheggio privato, a quanto pare, per 24 ore 4 euro. Allora, abbiamo chiesto al signore del parcheggio, è chiusa. Beh, è una struttura veramente molto molto bella. Penso di aver chiuso il video di Fier con questa università, con questa struttura molto bella. Vi porterò anche ad Apollonia. Fatemi organizzare. Allora, a Fier, 2 anni fa, un mio carissimo amico mi ha portato a prendere un panino speciale qui da Capricciosa. Praticamente è sullo stradone d'ingresso da Fier, arrivando da Tirana, e qui si mangia veramente bene. Vi faccio vedere che c'è anche il delivery. C'è il forno. Grazie. Con tutti gli ingredienti, poi c'è il forno, si vede da qua che stanno lavorando. E quindi noi adesso ci mangiamo un sandwich. Ah, un sandwich che costa 200 lek, quindi 1,60 euro. E tu hai preso? Speciale piccante. Speciale piccante, l'hai pagato? 1,60 euro. Come al solito siamo a mangiare. Quando vi ho detto che ho preso il sandwich 200 lek, quindi 1,60 euro, pensavo che era il più economico. In realtà 200 lek è più caro, perché si parla anche di 1,10 euro, 1,15 euro per mangiare. E una pizza super familiare, speciale, familiare, costa 6 euro. Quindi prezzi veramente molto, molto, molto cheap, bassi. Allora, 1,60 euro è la mia mano, sono 20 centimetri di panino infinito, fast food infinito.